if we choose. Continual progress in happiness, knowledge. Possiamo scegliere il progresso nella felicità e nella saggezza. Vogliamo invece scegliere la morte, perché non sappiamo dimenticare le nostre discordie. Faccio appello come uomo agli uomini. La grande radio, Bertrand Russell, a 150 anni dalla nascita, verso una società felice. Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, 1970. Alvaro Ranzani, il nostro collega della sezione italiana della BBC, non ha fatto poco sapendo condensare in soli 5 minuti un ricordo così complesso e così ricco com'è quello di Bertrand Russell. C'è in questo servizio che propongo al vostro ascolto e che costituisce un'eccezionale testimonianza la voce di Lord Russell in età diverse, una voce che serve allo stesso Russell e che dà un decisivo contributo alla critica del grande personaggio e del grande pensatore. I would have men forget their quarrels for a moment and reflect. Vorrei che gli uomini dimenticassero per un momento le loro discordie e riflettessero che se riusciranno a sopravvivere, i trionfi del futuro sorpasseranno immensamente quelli del passato. Ricordate la vostra umanità e dimenticate tutto il resto. Se saprete farlo, la strada ad un nuovo paradiso sarà aperta, altrimenti non ci sarà nient'altro dinanzi a voi che la morte universale. No, nothing lies before you but universal death. Questo il testamento spirituale di Bertrand Russell, matematico e filosofo, spentosi serenamente nel Galles a 97 anni di età. L'eredità di pensiero e di azione lasciata al mondo da questo vecchio dalla figura minuta, dai capelli candidi, dal volto scavato da un secolo di battaglie, è semplicemente enorme. One should love everybody. One should not distinguish between good and bad. Bisogna amare tutti, non si deve distinguere fra buoni e cattivi, bisogna avere un atteggiamento ben disposto verso tutti. Il suo contributo alla matematica e alla filosofia ha fondato una grossa parte delle basi del pensiero moderno. 40 libri, più di 1000 saggi ed articoli, un premio Nobel per la letteratura. Ma alla società che lo ha combattuto gettandolo in prigione 2 volte per le sue idee, a mezzo secolo di distanza l'una dall'altra, e alla stessa società che lo ha amato, Lord Russell appartiene soprattutto per il suo interesse nell'umanità. Bertrand Russell fu sempre contro la violenza e finì in carcere al tempo del primo conflitto mondiale proprio per il suo esasperato pacifismo, che più tardi non gli impedì tuttavia di scagliarsi bellicosamente contro Hitler. Visitò la Russia immediatamente dopo la rivoluzione bolscevica ed ebbe un lungo colloquio con Lenin. Ecco dalla sua voce il racconto di quello storico incontro. I had an interview with Lenin and I asked him some questions. Una delle domande che feci a Lenin fu questa: voi avete lottato per dare allo Stato la proprietà della terra, ma in effetti quello che state instaurando è la proprietà contadina. Lenin negò questo e disse: ci sono 2 categorie di agricoltori, i ricchi e i poveri, e i poveri si sono ribellati ai ricchi. Noi li abbiamo incoraggiati e loro hanno incominciato subito ad impiccare i ricchi all'albero più vicino. Lenin scoppiò a ridere e Bertrand Russell conclude: questo a me non piacque. Gli eroi di pace, Bertrand Russell, 1988, con Lucio Villari. La puntata di oggi è dedicata a Bertrand Russell, filosofo e logico matematico inglese, nato a Trilling, Galles nel 1872, morto a Plaice Penrhyn in Galles nel 1970. Buon pomeriggio da Angelo Sferrazza. Fra i 10 eroi di pace che il Dipartimento Scuola Educazione vi propone, vi è anche la figura di Bertrand Russell, il grande filosofo. Una riflessione critica sulla vita e le opere di Bertrand Russell è quello che abbiamo chiesto al professor Lucio Villari, docente di storia contemporanea all'Università di Roma. Bertrand Russell è una figura singolare, abbastanza rara nel panorama della cultura borghese europea della prima metà del nostro secolo, per una serie di ragioni, alcune delle quali
riguardano particolarmente il suo impegno politico di pacifista anzitutto, ma anche di potremmo dire di correttore di costumi e comportamenti specificamente borghesi, che fanno appunto di Russell un protagonista di una sorta di tardo illuminismo e radicalismo che ancora oggi suggerisce motivi di riflessione, proprio perché Russell rappresenta l'estrema immagine del libertarismo borghese e l'estrema immagine della onestà e correttezza borghesi. Per quanto riguarda il pacifismo in particolare, l'impegno di Russell non va confuso con un generico pacifismo. Russell aveva un'idea molto precisa delle responsabilità di chi aveva scatenato la Prima Guerra Mondiale e soprattutto individuava nel disordine e disorganizzazione del sistema economico capitalistico internazionale una delle ragioni principali della guerra, e quindi intendeva il pacifismo come un strumento di lotta per la ricomposizione dell'equilibrio, anzitutto dell'equilibrio economico internazionale tra le grandi e piccole potenze. Lo intendeva come uno strumento per la decolonizzazione e lo riteneva quindi come qualcosa, come una sorta di strumento attivo di riorganizzazione internazionale su base di giustizia e di equilibrio. Quindi il pacifismo di Russell è, diciamo, anzitutto una critica del distorto sviluppo del sistema capitalistico che, a suo avviso, giustamente, secondo me, aveva condizionato anche alcuni valori fondamentali della borghesia ottocentesca e novecentesca. La Prima Guerra Mondiale e poi la minaccia atomica scaturita dalle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale fecero di Russell per circa 50 anni un alfiere del pacifismo, del disarmo, della fine degli arsenali atomici, quindi lotta per la pace, lotta per il disarmo, lotta per la denuclearizzazione delle grandi potenze e soprattutto lotta contro i crimini di pace. Ecco, si sa che è stato il fondatore di un tribunale internazionale contro, diciamo, le torture, le dittature violente e l'esercizio violento del potere esercitato in alcune parti del mondo. E questo tribunale si chiama appunto Tribunale Russell, è il tribunale per i diritti e per la liberazione dei popoli, quindi è un'azione che non è solo pacifista ma anche anti-autoritaria e per la effettiva libertà degli individui e dei popoli. Ringraziamo il professor Lucio Villari e ascoltiamo assieme lo sceneggiato su Bertrand Russell. Mi sono convinto che l'intelligenza, la pazienza e l'eloquenza prima o poi possano liberare la razza umana dalle torture che essa stessa si è imposta, purché nel frattempo essa non si stermini da sé. Ciò che conta nell'esperienza umana è l'indipendenza intellettuale e l'intelligenza creativa. Quelli che usano i sentimenti più nobili e le parole migliori della nostra lingua per giustificare il macello totale tradiscono la cultura e insozzano la dignità umana. Signor Russell, lei è un ottimista per natura. Crede nell'uomo, nella sua possibilità di darsi una vita più felice. Non ha mai avuto dubbi su questa sua impostazione? Io non ho mai vantato l'infallibilità delle mie opinioni. Mi sono sempre collocato di fronte a qualsiasi problema, anche quello sociale, con mentalità scientifica. Questo non significa che non abbia mai cambiato opinione. Non si rischia, cambiando opinioni, di apparire quantomeno controversi? Lei immagini un medico dei primi del Novecento che non avesse mai cambiato opinione sulla medicina, sui sistemi di cura? Comunque, sulle possibilità dell'uomo di essere più felice e più libero, non ho dubbi. Sospetto, paura, smania di potere, odio, intolleranza impediscono lo sviluppo di una società migliore. Ma questo si può vincere con la cultura
e l'intelligenza. Perché gli uomini di differenti nazioni non vanno d'accordo? Credo che due siano le ragioni. Una è la diversità di linguaggio. L'altra, il rilievo dato al nazionalismo e all'educazione. Come mai lei, signor Russell, che era un eminente matematico, d'un tratto utilizzò la filosofia e la matematica per rivolgere la sua attenzione ai fenomeni sociali? Fu dopo la Prima Guerra Mondiale. Capì che dovevo mettere la mia capacità di indagatore scientifico al servizio dei problemi sociali. Perché con le guerre, nell'illusione di risolverli, si andava verso la distruzione dell'uomo. Se riuscissimo a sentirci sinceramente uguali al nostro prossimo, né migliori né peggiori degli altri, forse la vita cesserebbe di essere una battaglia. Ha ottenuto risultati positivi con il suo impegno per la promozione umana contro la guerra? Dopo la conferenza contro la guerra nucleare nacque il Pugwash Movement. Cos'è il Pugwash Movement? Una serie di congressi. Gli scienziati si incontrano di tanto in tanto per discutere sui pericoli e sulle misure preventive e preparare piani per evitare deviazioni verso una delle due parti. Poi credo di avere in qualche modo influenzato, con un mio intervento diretto, sia Kennedy che Khrushchev durante la crisi di Cuba del 1962, in cui l'umanità rischiò la catastrofe. È vero che lei riceveva oltre 100 lettere al giorno? Sì, mi scrivevano cittadini di tutto il mondo, anche contrari alle mie tesi filosofiche, ma tutti interessati alla questione della pace. Lei ha influito anche sulla morale con i suoi scritti Matrimonio e morale, La conoscenza del mondo esterno, La conquista della felicità e tanti altri. Non si può uccidere il prossimo nostro, che forse odiamo davvero. Ma con un poco di propaganda, quest'odio può essere trasferito a qualche nazione straniera, contro la quale tutti i nostri impulsi omicidi diventano eroismo patriottico. Per queste sue impostazioni, lei ha subito anche persecuzioni e carcere in Inghilterra e in America. Sì. In Inghilterra insegnavo all'Università di Cambridge, quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Il professor Russell, mentre l'Inghilterra è al massimo sforzo per aver ragione del nemico e difendere la propria terra, si schiera con gli obiettori di coscienza. E noi lo teniamo all'università per insegnare questo? Cerca di stillare idee pericolose. Sollecita nei ragazzi uno spirito di indagine. Qui siamo al limite della vigliaccheria. Le idee pacifiste, questo significano vigliaccheria. Se vi chiedessi di dimostrarmi che cos'è la vigliaccheria, voi professori vi trovereste in difficoltà. Forse le accuse le rivolgereste contro voi stessi. I giovani sono stufi della guerra. Protestano contro il mattatoio di massa dell'Europa, contro il massacro legalizzato. Io sono con questi giovani, di qualsiasi paese essi siano. L'obiezione di coscienza è un diritto. Il professor Bertrand Russell arrestato per istigazione alla sovversione. Ultime notizie. Il professor Bertrand Russell arrestato per istigazione alla sovversione. Signor Russell, lei si è definito da bambino pedante, timido, introverso. Io sono rimasto orfano che avevo appena 3 anni e ho vissuto con i miei nonni ed ebbi un'educazione spartana, soprattutto da parte di mia nonna.
Bertrand, ricorda che la riservatezza è la base della vita. Non devi mai alzare la voce. Devi controllare i tuoi impulsi. Non devi mai trasgredire a nulla di ciò che ti viene insegnato. La curiosità deve fermarsi al limite della morale. Forse da qui è nata la mia esigenza di cercare di scoprire la vita in tutti i suoi aspetti. Le idee imposte rischiano spesso di bloccare l'intelligenza. Lei sostiene che si può scegliere anche il male quando si è convinti. Bisogna vedere se ciò che ci hanno inculcato come male lo sia per davvero. Sono intervenuto presso Nehru e Chou En-lai per cercare di mettere d'accordo sul conflitto per la frontiera cino-indiana. Mi sono schierato contro il maccartismo in America. Contro i crimini commessi in Vietnam, ho organizzato l'assemblea preparatoria del Tribunale Internazionale e fui presidente del Tribunale. Ho scritto centinaia di lettere a tutti i capi di Stato perché perseguissero la pace e non la guerra. Ho dato vita a molte associazioni pacifiste, tra cui la Bertrand Russell Peace Foundation. Mi sono interessato al conflitto in Medio Oriente fra arabi ed israeliani. Lei ha anche organizzato proteste di massa, le famose marce pacifiste. Nel 1961, quando aveva 89 anni, fu anche arrestato e condannato a 2 mesi di prigione. Eh sì, fui arrestato insieme con mia moglie in Inghilterra per avere diretto una manifestazione pacifica davanti al Ministero della Difesa. Signori, ho l'incarico di comunicarvi che per il vostro comportamento siete in arresto. Siete sovversivi. La nostra non è sovversione, è reclamare il diritto alla vita. Signora, le leggi sono chiare. Non è ammesso il disfattismo. Vuol dire che parlare e agire contro un'eventuale guerra, una guerra che non potremmo raccontare né lei né io, sia disfattismo? Io non voglio dire niente. Io devo far rispettare la legge e basta. Se non ci fossero esecutori, la legge iniqua non potrebbe mai essere attuata. Lei sostenga ciò che vuole, ma dimostrare in piazza, come avete fatto voi, è reale. Signor poliziotto! È inutile, cara. Lui non c'entra. Ma non ha il cervello per capire. Signora! Abbiamo parlato molte volte di questo, cara. I condizionamenti sociali e culturali sono pericolosi. Ti fanno sentire che sei nella verità, nel giusto. Lottiamo per cambiare anche questo. Vuole i polsi per le manette? Dovete seguirmi tutti e due. Prego. Signor Russell, qual è la sua posizione politica? Vorrei che la società provvedesse al benessere materiale dei suoi cittadini. Che il grado di organizzazione fosse soltanto tale da garantire una vita equilibrata e che tutti i membri di questa società fossero incoraggiati a partecipare alla sua politica pubblica. Se si riuscirà ad impedire la guerra nucleare, io dovrò considerare la mia opposizione ad essa come il mio lavoro più importante. Se non sarà così, Principia Matematica non sarà certamente in grado di illuminare nessuno. Se dovesse sintetizzare in poche parole lo scopo della sua vita, cosa direbbe? Lo scopo della mia vita è stato soprattutto quello di scrivere una serie di opere che procedessero dall'astratto alle verità particolari e un'altra serie dal particolare all'astratto. Questo l'ho fatto. Avevo sperato di formulare una teoria sociale e questo l'ho fatto. Avevo anche sperato che fosse possibile avere un'influenza sugli affari pubblici in modo da evitare la stupidità e la malizia
che caratterizzano tante parti della vita umana. In questo sono fallito in maniera evidente. Rimango convinto che simili lotte diano significato e dignità alla vita degli uomini e siano obiettivi degni. Avete ascoltato Gli eroi di pace, Bertrand Russell. Hanno partecipato gli attori Warner Bentivegna, Aide Aste, Gianfranco Bellini, Giorgio Bandiera, Enrica Saltutti, Mario Milita, Clelia Bernacchi, Massimo Palazzini. Tecnico del suono Marco Diodato. Regia di Bruna Bertani. Testimoni e interpreti del nostro tempo: Bertrand Russell, data indefinita. Modera e il filosofo Tullio Gregori. Intervengono l'epistemologo Bruno Widmer, il filosofo Guido Calogero e il pedagogista Aldo Visalberghi. E Bertrand Russell cercò di informarsi e cercò anche di assumere una sua posizione nei confronti soprattutto della politica inglese e dell'età vittoriana in cui viveva, e fu insieme con Bernard Shaw forse il più feroce, il più caustico fustigatore di quella società vittoriana, cercando di eliminare pregiudizi, preconcetti che erano propri di quella società, e cercando di avvicinarsi a quelli che erano i temi allora nascenti e molto fervidi del socialismo, però tenendo sempre come punto di vista fondamentale l'esigenza di conciliare il socialismo con la libertà. Sempre, tutta la sua vita, in tutta la sua vita, in tutta la sua attività, in tutto il suo pensiero, gli interessi teorici, puri, speculativi, sono sempre accompagnati da questi interessi morali, da questi interessi politici che vanno contro soprattutto i pregiudizi e i preconcetti della società del suo tempo. Su questo tema però è proprio avviato un dibattito che forse ci può portare direttamente a quell'aspetto di Russell, appunto polemista, e Russell etico-politico, sul quale particolarmente mi sembra ha insistito Calogero. Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Widmer, che presenta per l'interpretazione della filosofia di Russell quello che egli stesso ha detto, facendo un paradosso su se stesso, che non è uno dei famosi paradossi di Russell, ma certo è un interessante paradosso adoperato da Russell contro se stesso. Perché direi è un paradosso? Perché evidentemente non l'ha detto sul serio. Ha voluto con questo dire, con il solito modo anche generalmente inglese, vero, di svalutare le cose, ha voluto dire a rovescio che una visione matematica, fisica e in questo senso logica della realtà è una visione parziale, che la si può, per così dire, come dire, studiare da giovane, elaborare, vero, in una fase iniziale della propria ricerca, però non è sufficiente. Bisogna che questa visione della realtà si integri, si inserisca in qualche cosa di molto più vasto, in un certo senso di più vero. E questo è in generale il mondo degli affetti, delle volontà, degli interessi umani, in generale il mondo etico, sociale, psicologico, tutto il mondo delle ricerche di Russell, del Russell della maturità, che naturalmente sono anche le ricerche del Russell polemista, del Russell distruttore di miti, del Russell combattente strenuo contro tabù di ogni genere, e per questo appunto, come già diceva Gregory, del Russell è implicato in polemiche, in difficoltà, in incomprensioni senza fine. Nello stesso tempo si potrebbe dire che la stessa fase finale è ancora una volta una conclusione necessaria, una battaglia
battaglia di carattere etico, di carattere sociale, contro i tabù, contro tutto quello che è cattivo comportamento degli uomini, in ultima analisi finisce per essere una battaglia politica. Uno combatte contro le false posizioni di potere nell'ambito delle pressioni psicologiche, delle pressioni di costume, e alla fine ve lo si scontra contro le grandi conflitti di potere nel campo politico. Quindi in questo senso, anche quando si voglia, come farei se si dovesse entrare in questo argomento, avanzare certe riserve circa certi ultimi aspetti della politica di Russell, non c'è dubbio che in questa evoluzione, a mio parere, ci sia qualcosa di esemplare. E quello che mi pare caratteristico a questo proposito è il fatto che appunto Russell si è trovato a smentire clamorosamente e insistentemente proprio tutta una parte di quella filosofia contemporanea inglese, che in un certo senso è figlia sua, perché dai principi a matematica in larga misura deriva l'attenzione per la struttura logica e logico-linguistica non solo della matematica, anche di tanti tipi di argomentazione, e in un certo senso Russell ha influenzato Wittgenstein, o perlomeno vero, è stato vicino a Wittgenstein nella sua formazione, nella sua attività, vero? Wittgenstein, vero, insomma, ha pubblicato poi il suo famoso Tractatus con prefazione di Russell, vero? Ora, Russell negli ultimi tempi ha sempre preso in giro gli analisti inglesi del linguaggio, soprattutto dal punto di vista che si occupavano troppo delle parole e troppo poco delle cose. Il simbolo poi di questo è il volume di Gellner intitolato appunto Parole e cose, che ha una vivace prefazione approvativa di approvazione, vero, di Russell. Io direi in sostanza, vero, che pur essendo importantissima tutta l'opera giovanile di Russell, soprattutto direi in rapporto alla matematica, come analisi del pensiero matematico, non come analisi del pensiero logico in generale, che è a mio parere un grosso equivoco, pur essendo, dico, importantissima questa produzione giovanile, il grande Russell è il Russell, per così dire, volteriano, vero? Il Voltaire del nostro tempo, vero? L'ironista implacabile contro una quantità, appunto, vero, di tabù in tutti i campi, nel campo politico, nel campo sociale, nel campo dell'etica sessuale, nel campo della religione. E questo direi il Russell che penso dovrebbe essere più largamente letto anche dai non filosofi. Sul Russell metodologo, seppure brevemente, vorrei che Visa Alberichi ci dicesse qualcosa anche in rapporto alla possibilità che si è verificata negli ultimi sviluppi del pensiero metodologico della applicabilità di certi principi di Russell a campi cui forse egli neppure direttamente pensava. Anche questo è un po' paradossale, perché da un lato è chiaro che per me l'interesse al pensiero di Russell si connette soprattutto alla sua morale e al suo pensiero educativo, che sono abbastanza precisi, delineati, impegnati. Ora, in effetti, sono d'accordo che Russell è stato forse il più grande cacciatore di pregiudizi, il più accanito iconoclasta, l'anticonformista più coerente che abbia avuto questo secolo, ma intanto lo è stato in quanto, non solo direi da giovane, ha fatto un certo allenamento mentale di chiarezza logica, ma in quanto ha sempre perseguito un certo ideale che, direi, potrebbe essere identificato con l'espressione culto dell'intelligenza. Forse la costante di tutta l'evoluzione del pensiero di Russell è quella di un culto dell'intelligenza che non è indenne da motivi, se volete, anche sentimentali. Ricordo certe pagine in cui Russell descrive la classica public school nella quale è stato formato, in cui gli aspetti della forza fisica o dell'abilità sportiva erano estremamente più importanti che non gli aspetti culturali, in cui il ragazzo intelligente e capace di pensiero originale era piuttosto perseguitato e reso zimbello dai compagni che non apprezzato. Egli sofferse in questa scuola e imparò ad avere un certo concetto dell'intelligenza che forse è diverso da quello che normalmente noi intratteniamo nella nostra cultura. Per noi l'intelligenza è qualcosa di sostanzialmente trionfante, per Russell, proprio nella sua concezione generale della realtà, è qualcosa che è normalmente oggetto di persecuzione, non saprei come dire. Il culto dell'intelligenza in Russell diventa culto
dell'anticonformismo, diventa culto della libertà, diventa culto di una libera estrinsecazione delle personalità, diventa addirittura un principio pedagogico. Questo mi sembra abbastanza importante, perché Russell, non c'è dubbio che egli in questo secolo rappresenta la logica, ma dove logica non significa una tecnica, dove logica significa un atteggiamento mentale, significa un piano di battaglia. Questo piano di battaglia è lo stesso nel campo dei fondamenti della matematica, è lo stesso nei campi dell'etica sessuale, nei campi della morale sociale, nel campo dell'educazione. È una continua disciplina di anticonformismo, se queste due parole possono andare assieme. Questa impostazione ha una notevole importanza, a mio giudizio, anche in educazione, perché specialmente nel mondo moderno, dove c'è una certa tendenza a dare una prevalenza agli aspetti della socializzazione, dell'aggiustamento sociale, dell'inserimento nella società, insomma agli aspetti della formazione della personalità, agli aspetti della formazione culturale, in quanto la formazione culturale però inserisce nel novero di certi valori, è importante, a mio giudizio, trovare chi sostiene invece questo relativamente astratto, se volete spericolato, ideale di una formazione puramente intellettuale, questo culto dell'intelligenza per se stessa. E Russell ha fiducia, una fiducia parzialmente fondata su argomenti scientifici e parzialmente, se volete, paradossalmente fideistica, che negli uomini ci sia questo aspetto, ma che sia coartato, così come lo trovava coartato nella public school che egli frequentava. Ed egli scrive in L'educazione e l'ordinamento sociale, che oggi è tradotto anche in italiano: prendiamo una classe media di 100 alunni, penso che 90 di loro imparano solo per timore di punizione, 9 spinti dal desiderio di emulazione e di successo e 1 per amore del sapere. Questa deplorevole situazione non è inevitabile. Con ore brevi, lezioni volontarie e buon insegnamento si può portare il 70% degli alunni a imparare per amore del sapere. Io credo che questo sia un ideale molto valido anche oggi. Ma io sono d'accordo con Wieselbergi con questa presentazione anche della metodologia di Russell, perché se qui si tratta di sottolineare appunto quello che Wieselbergi ha ben chiamato il culto dell'intelligenza, il rispetto vero delle situazioni che vanno capite, sia una situazione reale sia una situazione di persone, questo è poi quello che lo stesso anche già Gregory aveva sottolineato parlando dello spirito di tolleranza, della volontà di intendere, e qui siamo d'accordo. Però direi questo è proprio più legato a tutto il Russell che, cercando di capire queste situazioni, combatte contro i tabù, combatte contro tutte le persone che sono oppresse da situazioni varie, che non il Russell che invece, vero, si occupa soltanto della struttura logica della matematica. E Russell perché ha combattuto contro l'analitica del linguaggio posteriore? Perché in fondo l'analitica del linguaggio posteriore ha scambiato il capire il linguaggio degli altri, che è una cosa molto importante e che fa corpo con la volontà di intelligenza, con la volontà di intendere, con l'idea che invece le formule della matematica e le strutture della scienza siano un linguaggio. Però, dove esse non sono un linguaggio se non in forma molto secondaria. Ora, contro questo equivoco in fondo ha reagito il Russell nella fase posteriore, e io credo che questo sia stato positivo. Ma detto questo, sono d'accordo che questo gusto dell'intelligenza, questo rispetto vero delle situazioni altrui, questa volontà di capire il più possibile, è appunto il grande merito che Russell ha avuto. Ci potrebbe dire, per appunto riassumere l'intervento di Wieselbergi, che il culto dell'intelligenza è il centro dell'attività di Russell, e che questo culto dell'intelligenza è un poco l'imperativo che agisce anche nella sua attività etico-politica. Sì, io sono d'accordo con questa definizione, però sono più d'accordo con Wieselbergi quando dice questo culto dell'intelligenza accompagnato da una specie di fede, da una specie di affetto, di sentimento. Anzi, il suo maggior biografo, il Wood,
lo chiama scettico appassionato, il che starebbe a indicare proprio la natura specifica dell'opera e del pensiero di Russell. Sì, questo va molto bene. Direi che per aggiungere solo una nota critica a questa nostra celebrazione giusta, vero, di Russell, lì direi è il punto debole di Russell. Perché quando appunto Russell si definisce come empirista, come nemico di ogni preordinata assiologia, come, diciamo, in fondo antifilosofo e antimetafisico in questo senso, appunto non tiene conto del fatto che questo rispetto della pensiero altrui, questo rispetto della libertà e questa volontà di intendere è l'oggetto di una filosofia che, in rapporto a tutte le possibili cose che possono essere intese, ha un carattere di stabilità, un carattere direi di assolutezza metafisica, se così vogliamo dire. Ma vorrei solo rilevare che ha una giustificazione storica e una giustificazione umana abbastanza profonda e che gli in parte ha delineato questa sua posizione, cioè lo sforzo del uscire quanto è possibile da ogni posizione di natura soggettiva, lo sforzo di strapparsi di dosso ogni assiologia precostituita, è uno sforzo moralmente positivo che in certe situazioni storiche diventa addirittura lo sforzo più degno che si possa immaginare. E Russell è vissuto, direi, in situazioni che largamente spiegano questa sua posizione. Uscendo dal conformismo vittoriano si è trovato di fronte agli irrazionalismi che hanno generato due guerre mondiali, e direi che il fatto di non essersi ritirato nel guscio di formidabile tecnico del pensiero logico, ma di aver gridato sempre la sua protesta, sia l'elemento che unisce veramente, che dà un certo connettivo profondo fra questi due elementi che altrimenti restano un po' spaccati. Quindi non mi sentirei di accusarlo da questo punto di vista. Metterei piuttosto in rilievo che capita a tanti, capita anche a un filosofo che non è filosofo della logica, che non è filosofo metodologo come me, di doversi avvalere di tecniche logiche che sono state impostate all'inizio da Russell, riprese da altri, per chiarire problemi di morale, problemi di impostazione metodologica di questioni che poi sono di rilevanza pedagogica, educativa, politica grandissima, anche se io poi non condivido, come moltissimi ormai non condividono, determinate assunzioni di Russell. Il suo compito storico Russell l'ha espletato come pochi filosofi possono vantarsi oggi di averlo espletato. Qui sì, questo è giusto, sono d'accordo, soltanto il prezzo che ha pagato per questo è appunto di avere a un certo punto poi ritenuto che la sua difesa degli affetti di tutti è un fatto affettivo. Ora, questa difesa della libertà degli affetti di tutti è qualcosa di più profondo che non un fatto affettivo. Sarei in disaccordo con Calogero nell'esperimento fatto da Bertrand Russell stesso della sua scuola, quando egli, criticando la scuola del suo tempo, diceva: la scuola del mio tempo è fondata sulla certezza e insegna l'aggressività. Bisogna fare una scuola che insegni a ragionare e ad amare il prossimo. Quindi sarebbe proprio non l'affetto suo personale, ma sarebbe proprio un affetto più largo, più vasto, insomma. Appunto, bisogna che questo sia fondato in un modo più organico di come è in Russell, però. Ma del resto questo mi sembra non sminuisca affatto quello che è stato un po' il centro del nostro dibattito e il centro della personalità per noi di Russell. Russell, come appunto diceva Vitalberghi, che ha il culto dell'intelligenza, Russell che richiama gli uomini a essere razionali. Il testamento che Albert Einstein, il grande fisico americano, sottoscrisse insieme ad altri 7 scienziati poco prima di morire nell'aprile scorso, è stato letto a Londra dal filosofo Bertrand Russell. L'83enne filosofo è entrato nella Caxton Hall a Westminster e, facendosi schermo con le mani per ripararsi dalla luce violenta dei riflettori e dei lampi dei fotografi, ha parlato a circa 300 giornalisti di tutte le nazionalità. Fra questi, Giorgio Porro, del servizio italiano della BBC, ha registrato un servizio per Voci dal Mondo.
No one knows how widely such lethal radioactive particles might be diffused. But the best authorities are... Nessuno sa quanto possano diffondersi le mortali particelle radioattive, ma gli esperti più autorevoli sono unanimi nel ritenere che una guerra con bombe ad idrogeno potrebbe anche por fine alla razza umana. La dichiarazione è stata firmata, oltre che da Einstein e da Lord Russell, dal professor Bridgman dell'Università di Harvard, premio Nobel per la fisica, il professor Infeld dell'Università di Varsavia, il professor Muller, già docente universitario in Russia e in India, ora professore all'Università statunitense di Indiana, premio Nobel per la fisiologia e la medicina, il professor Powell dell'Università di Bristol, premio Nobel per la fisica, il professor Rothblatt dell'Università di Londra, il professor Hideki Urawa dell'Università di Kyoto. Il testamento spirituale di Einstein viene letto per intero da Bertrand Russell davanti a circa 200 giornalisti di vari paesi. Per quanto riguarda il conflitto ideologico tra mondo orientale e mondo occidentale, la dichiarazione firmata dai 9 scienziati rileva: almost everybody who is politically conscious has strong feelings. Quasi tutti coloro che hanno coscienza politica nutrono sentimenti e preferenze verso una parte o verso l'altra. Set aside such feelings and consider yourselves only as members of a family. Ma noi desideriamo che voi, se potete, lasciate da parte questi sentimenti e vi consideriate soltanto come appartenenti ad una specie biologica che ha avuto una storia notevole e la cui scomparsa nessuno di noi può desiderare. All equally are in peril, and if the peril is understood, there is hope that they may collect. Tutti in modo esattamente uguale siamo in pericolo, e se questo pericolo è compreso, sussiste la speranza che si possa evitarlo collettivamente. We appeal as human beings to human beings. Remember your humanity and forget the rest. Ci appelliamo come esseri umani ad esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. Se lo farete, conclude Bertrand Russell, vi sarà aperta la strada di un nuovo paradiso. Se non lo farete, vi troverete di fronte al rischio di una morte universale. La scelta è nelle vostre mani. Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, 1970. Nel 1937, quando aveva 65 anni, Russell scrisse quasi per scherzo il proprio necrologio per il Times, o almeno come immaginava che il famoso giornale lo avrebbe scritto. Lo incise anche in un vecchio disco che abbiamo rintracciato negli archivi della BBC. Il proprio necrologio anticipato al Times era lungo meno di mezza colonna. Quello apparso invece martedì scorso sul giornale riempiva 3 colonne. Scrisse che sarebbe morto nel più squallido isolamento politico, ma in questi giorni il lutto dell'Inghilterra sta dimostrando esattamente il contrario. L'ultima frase del necrologio del 1937 è forse la più esatta di tutto il documento. Egli scrisse di sé: fu l'ultimo superstite di un'epoca morta. La grande radio, Bertrand Russell, a 150 anni dalla nascita, verso una società felice.